nome di Canale 5 vi do il benvenuto al nostro settimanale di quiz e informazione Pentathlon. E buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti voi che siete qua in teatro, buona Pasqua a tutti voi che siete a casa. E questa sera abbiamo addobbato il nostro teatro proprio come si deve per la Santa Pasqua, perché così come vuole la tradizione noi tutti gli anni riceviamo tanti bei fiori dalla mostra del fiore, il mercato del fiore, che ha luogo tutti gli anni verso la fine di aprile, principio di maggio, a Francavilla sul Mare in provincia di Chieti. Quindi hanno mandato tanti bei fiori che vedete qui nel nostro studio, ma non basta. Abbiamo anche un omaggio per tutti quelli che sono qua nello studio, un bellissimo uovo di Pasqua. Fatemi vedere le vostre uova. Ecco, guardate quante belle uova che hanno questi signori. È un omaggio della Perugina, cosa volete? Noi siamo poveri, quindi accettiamo tutti questi omaggi dai nostri sponsor, i fiori, tutto quello che c'è. E naturalmente, come vedete, alle mie spalle si apriva anche un bel uovo di Pasqua dentro al quale c'era come sorpresa il robottino Michele. Beh, io auguro a voi, quando aprirete il vostro uovo pasquale, di non trovare il robottino Michele, ma magari di trovare un bel assegno di 100 milioni, come quello che ha trovato questa settimana la vincitrice del nostro bingo. Signori, è una signora molto anziana, pensate che ha ben, mi pare, 79 anni, pensate, ma è giovane, direi, di spirito, ed è la signora Margherita Paloschi che viene da Rimini. Signora Margherita, venga, venga, si accomodi qua, venga signora, ecco, e qui c'è il suo marito, il signor Paloschi. Senta, io non ci credo che lei ha 79 anni. Io sono quasi 80 a ottobre. Quasi 80 a ottobre. E suo marito invece? 82, già compiuti a gennaio. Compiuti a gennaio. Sì. Ma parla un po' torinese, lei. Sì, ma insomma, sono torinese. Ma di dov'è? Lei è torinese. Torino. Siete di Torino? Io. Ma abita a Rimini adesso? Sì, da 35 anni. È andato lì per le condizioni climatiche, si sta meglio? Sì, no, così. C'è il sole, si sta un po' meglio? No, si sta meglio a Torino forse. Si sta meglio a Torino, vabbè, ma ci tornerà qualche volta. Lei mi pare che ha tre figli, se non sbaglio. Sì, no? Sì, uno è a Torino. A Torino, e sì. Ho sentito dire che è una persona molto importante. Il direttore. Cos'è? Il direttore generale della stampa e amministratore della, sì, della stampa di Torino. Stampa Torino. Giornale, adesso scriveranno bene di noi, visto che suo figlio dirige la stampa. Non l'ho ancora neanche detto che venivo. Non lo sapeva nemmeno. Lo scriverà sul giornale domani. Mia mamma ha vinto 100 milioni, scriverà. Senta, con questi 100 milioni vi potrete togliere qualche sfizio. Ne ho bisogno per ragioni di famiglia. Per ragioni di famiglia, quindi sono arrivato. Come una grazia di Dio, una grazia di Dio. Di Dio, una vera grazia di Dio, davvero, perché aiuterà per risolvere qualche problema che aveva. Una figlia che sta lì pericolando per No, ma sua moglie non vuole che si dicano queste cose. Ma no, ma signora, non c'è mica niente di male, no? Tutti gli affari non vanno mica sempre bene. Comunque noi siamo contenti che avete vinto i 100 milioni e noi li vogliamo applaudire con tanti auguri di buona Pasqua, va bene? Grazie signora. Grazie, è molto gentile. Accomodatevi lì e seguite la nostra trasmissione. Allora, amici ascoltatori, ricordatevi che anche voi potrete vincere 100 milioni e questa sera si gioca con la cartella numero 9, quella della nona settimana, mi raccomando, eh. Allora, rimanete lì davanti ai televisori perché fra poco daremo i primi 14 numeri. Naturalmente anche questi numeri qua sono validi per fare il bingo. Mi raccomando, state molto attenti perché i numeri non vengono ripetuti. E adesso due parole per quanto riguarda la trasmissione di questa sera. Allora, siamo arrivati alla Pasqua, Pasqua di Redenzione. Allora abbiamo pensato di fare anche noi la trasmissione della redenzione. Noi ci siamo accorti che sovente abbiamo dei concorrenti che cadono alla prima apparizione, magari sono dei personaggi interessanti. Lo veniamo a sapere attraverso le lettere che ci scrivete. Allora abbiamo avuto un'idea, beh, visto che è Pasqua di Redenzione, facciamo la trasmissione della Redenzione. Abbiamo scelto tre fra i concorrenti che sono risultati più simpatici in base alle lettere che ci avete scritto, li abbiamo convocati, questa sera giocheranno l'un contro l'altro e il vincitore entrerà nella gara effettiva la prossima settimana quando riprenderemo le puntate normali del nostro Pentathlon. Ma naturalmente anche questa sera vigono le regole e i premi della nostra trasmissione come sempre abbiamo fatto. Allora, per questa puntata della Redenzione abbiamo ripescato, forse ve lo ricorderete, tanto simpatico, il gentiluomo contadino Cattafesta. Poi abbiamo ripescato il giapponese Giramondo e Bisuno Sumiu. E poi abbiamo ripescato l'innamorato timido che ha problemi di dieta, che viene da Bologna e si chiama Gianluca Roncato. Forza Gianluca, venga!
Piano, piano, piano. Ehi. Gianluca, troppo entusiasmo. Stavo dicendo che Gianluca ha dei problemi di dieta. Ma se mi corre così mi sfonda il pavimento. Ultimamente devo dire che sono ingrassato, sa, con la vincita che ho fatto l'altra volta. Cosa aveva vinto? Poco, perché l'hanno eliminato subito. Una macchina con 2 milioni, ma insomma. Aveva vinto l'automobile facendo il gioco della prontezza. Sì, ho vinto il gioco della prontezza. Senta, e la macchina ce l'ha ancora, certo, immagino, certo, no? Ecco, e allora andando in giro in automobile ha messo su qualche chilo in più. Non senta, solo il quintale, però insomma. Comunque, vedo che questo problema non lo ha risolto. Sono atletico. I problemi affettivi invece, perché? Sono passate, non ci sono perché più. Perché si ricorda che lei mi aveva detto che era l'eterno innamorato, sì, perché ha la fortuna, non lo so se va ancora perché lei ha partecipato un anno fa alla nostra trasmissione, frequenta un collegio, una scuola di suore dove tutte le allieve sono ragazze, è sono vero, donne, quindi pensate il gallo nel pollaio, sì, ecco, e tutte queste ragazze naturalmente avendo l'unico maschietto lì a scuola se lo mangiavano adesso con gli occhi. Non credo. Adesso c'è un po' di concorrenza. Sì, c'è un po' di concorrenza. Ecco, ma lei era particolarmente innamorato di una ragazza, sì, mi pare, ci aveva raccontato, sì, e adesso vi siete lasciati. No, non siamo mai stati insieme. No, non c'entra. Ah, era innamorata, era nei suoi sogni. Sì, nei sogni, nel cassetto, come la sua extra missione. Ho capito, lo teneva lì. Sono rimasti chiusi e non si aprono più. E poi ha cambiato. Pensato, è meglio lasciar perdere, sì, ha detto. Sì, è meglio. Quindi preferisce seguire la sua strada. Certo. Io so che lei inizialmente aveva scelto la strada del sacerdozio. Sì, non l'ho iniziata, avevo un'idea, ma poi... Ha cambiato idea, sì, quindi non è che ritorna di nuovo al sacerdozio non avendo più quella bella ragazza. No. No. Ce ne sono tante altre, anche qui vedo tante belle ragazze. Ci sono senz'altro, poi sono tutte ben fornite di uova pasquali, come lei vede. Sì. Comunque, caro Roncati, lei questa sera ha la possibilità di rientrare in gioco. Aveva perso questa grande occasione a suo tempo, questa sera noi gliela ridaremo. Sì. E questo giovanotto si era presentato per la storia del calcio attraverso le figurine. Sì. Voi sapete... Ma io non le compro mica più le figurine. Non le compra più le figurine, adesso è troppo grande. Sì. Però quando era ragazzo collezionava queste figurine. Anche lei avrà collezionato figurine. Anch'io, come giocavo alle figurine al contro il muro, no? Sì. Si giocava e vincevamo le figurine se si coprivano. Sì. Va bene. Ecco, allora un tempo, ancora oggi, i ragazzi fanno collezioni di queste figurine. Attraverso queste collezioni si impara la storia del calcio, sì, e quindi noi abbiamo preparato delle domande che sono per l'appunto tratte da questi album con la storia del calcio con le figurine. La prima domanda da un milione è la seguente: in quale squadra giocava Altobelli prima di passare all'Inter? Il Brescia. Esatto, per 2 milioni Bruno Conti è della Roma dal 1974, sì, ma ha avuto due parentesi di due campionati con una squadra in Serie B. Sì. Quale squadra? Il Genoa. Esatto, per 3 milioni nel libro d'oro del campionato di Serie A, sì, in quale anno figura per la prima volta il Milan? Il Milan nel 1901. Esatto. Quale squadra vinse la prima Coppa Italia nel 1922? Il Vado. Quinta, sì, e ultima domanda e facciamo l'amplen. Quale squadra vinse il primo scudetto del dopoguerra nel 1945-46? Il Torino con 42 punti. Bravissimo, facciamo un applauso qua per Gianluca Roncato di Brescia. Di Bologna. No? Di Bologna, mi correggo, di Bologna, chiedo scusa. Si accomodi pure la nostra ruota e attenda i suoi avversari. E allora, signori, un altro personaggio enigmatico, come possono essere enigmatici tutti gli orientali, viene dal Giappone, ma oramai vive in Italia da alcuni anni perché ha sposato una ragazza italiana, ed è un uomo pieno di interessi, laureato, fa un sacco di mestieri, è un giramondo perché ogni tanto parte, se ne va e gira tutto il mondo. E questa sera è ritornato fra noi perché era un personaggio veramente molto interessante, con tante cose belle da raccontarci, e quello che non ci ha raccontato, visto che fu eliminato quella sera, forse ce lo racconterà questa sera. Viene da Fuji City, provincia di Shizuoka, e si chiama Sumio Ebisuno. Venga, Sumio. Buonasera, Sumio. Buonasera. Ecco. Sumio, adesso, l'ultima volta non aveva gli occhiali, mi sembra. Sì, tolgo, metto. Li toglie e li mette, vuol, sì, fare il Mike Buongiorno, sì, hai capito? Li toglie e li mette, hai capito? Quando guido. Ecco, quando guida soprattutto. Allora, Sumio viene da questa bella città del Giappone e si è fermato in Italia qualche anno fa perché ha conosciuto una ragazza che ha sposato. Va bene, adesso cosa avete? Uno, due bambini? Quanti due. Ne avete? Due bambini, sì, due bambini. Però ogni tanto gli viene il cosiddetto prurito e parte, va a fare un viaggetto magari di qualche decina di migliaia di chilometri. Mi pare che lei ha fatto un viaggio, dove è andata a finire, in motocicletta? In India. Fino in India? Sì, sì.
Dall'Italia all'India in motocicletta? Sì. No, con Caravan. Col? Caravan. Col Caravan, sì. Col Caravan. Sì, cioè con Milano Bombay a 21 giorni. È un lungo viaggio quello, direi. Sì, con mia moglie, bimbi. Con la moglie, i bambini, sì, tutto. Sì. Chissà quante avventure avete passato per andare fin là e tornare. Sì, sì. Adesso sta preparando un altro viaggio, sì, mi pare. Vuole fare a Pechino. Andare fino a Pechino, sì, addirittura. Beh, fino a Tokyo. Pechino, poi, Tokyo, vediamo. Così va a casa a trovare i parenti. Lei, sì, ha ancora dei parenti, sì, a Tokyo? Sì, a madre. La sua mamma, sì, ho capito. Senta, dunque, lei è un uomo, come io dicevo, pieno di hobby e pieno di tante, tante cose, perché innanzitutto è laureato in economia e commercio, se non sbaglio, sì, ma è un massaggiatore, sì, massaggiatore, poi fa lo shiatsu. Shiatsu, che cos'è? Shiatsu. Shiatsu, come shiatsu. Agopuntura manuale. Agopuntura manuale, cioè invece di usare gli aghi, usate le dita. Dita, sì. Ma bisogna avere delle dita molto potenti per, sì, per fare lo stesso effetto. Per conoscere ogni punti. Per giusto, conoscere, sì, i punti nevralgici del nostro, sì, corpo umano. Cose, sì. E questo si chiama shiatsu. Sì. Poi fa il pittore, fa lo scultore, esperto di yoga, dico bene. E poi, attenzione, cuoco, che è molto interessante, perché dopo la sua apparizione qui nella nostra trasmissione parlò del fatto che lui è un bravo cuoco. Effettivamente è vero, l'abbiamo sperimentato, perché una volta è venuto a far da mangiare per noi qua. Non vi dico, dopo quel pranzo, insomma, sognavamo gli spaghetti, vero? Perché mangiare alla giapponese è molto buono, però, insomma, noi non siamo abituati. Allora, pensate un po' che adesso è un cuoco del più famoso ristorante giapponese che c'è in Italia, uno dei più famosi, direi, anche in tutta Europa, anche tutto, sì, il mondo. Sì. Come si chiama questo ristorante? È il ristorante giapponese Santuri. Santuri, Santuri, sì, che è quello davanti alla Scala di Milano. Sì, sì, sì. Ecco, dove si viene a mangiare, fate, sì, il mangiare lì davanti, dove, sì, uno, sì, si siede, sì, e fate come il mangiare. Modo giapponese, è un ristorante veramente proprio di grande lusso, sì, e lei fa il cuoco lì, sì, adesso, sì, però è un hobby, lo fa tanto per raccogliere, sì, qualche soldino per studiare, in più, imparare, per il suo viaggio, per, sì, imparare. Senta, e poi c'è un'altra cosa estremamente interessante, mi volete portare qui questo tavolino? Questo non me l'aveva detto l'altra volta. Esiste un'arte in Giappone, guardate, esiste un'arte in Giappone estremamente interessante. In Giappone come si chiama quest'arte? Origami. Origami? Sì. Origami. Allora, origami. Vi ricordate, noi da bambini facevamo il cappellino di carta, l'occhetta, però in Giappone è un'arte, pensate che cosa si riesce a fare, guardate che cosa ha fatto qua. Ecco, lui prende un pezzo di carta, lo piega, ecco, e che cosa succede? Vengono fuori questi animali, guardate questo, e li fa con una velocità incredibile. Questa è l'oca, no? Cos'è l'oca? Glu. La gru? Sì. La gru. Ecco, bisogna, ecco, sì, la R non ce l'hanno in Giappone, quindi provi un po' a dire guru. No, gru, guru. Ecco, gru. Ecco, invece voi dite glu, lei dice glu in Giappone, ok. Ecco, questo che cosa rappresenta? Questo è flamingo, un po' ballante. Un flamingo, ecco, questo qui, guardate questo piccolino, che questo cos'è? È. Questo è un capolavoro. Sì, guardate, il cervo. Cervo. Ma pensate, fatto con la carta velocemente. Poi guardate che cosa ha fatto qui. Questo dadi. Dadi. Da una carta così. Sì. E si fa dadi. Vengono i dadi. Poi qui si butta, viene solito così. Il numero 3, sì, viene sempre il numero 3? Solito. Solito, allora è meglio non giocare con questi dadi. Beh, qui per, adesso, perché sì, lei giocherà per i dadi per questa di... sera. Basta, non c'è niente trucco. Non c'è trucco. E viene sempre lo stesso numero? Sì, sì, so. Sempre il numero 3. Tiri un po', vediamo un po' se viene. Questo no, è, sei. È venuto il numero 6. Questo allora è sempre 6. Si butta? Col giallo viene sempre 6. Dovrebbe. Ecco 6. Vi ricordate che voleva spezzare una matita col dito? Sì. Cosa faceva? Vi ricordate? A forza di dare colpi si è fatto male lui, ma la matita non l'abbiamo rotta. Oggi facciamo. Oggi lo vuol fare, sì, sì. E però io... Un mio so. Amico... Ah, c'è il suo, sì, amico, sì, cioè il compare, sì, sì, per fare il trucco, hai capito? Vabbè, allora chi è questo signore? C'è un giapponese, signor, qua? C'è da Chantano. Un amico giapponese. Come si chiama? Allora dobbiamo spostare, sì, questo. Allora prendete questo. Come si chiama questo signore? Cida. Cida? Cida, signor Cida. Cida. E lui da dove viene, Cida? Hokkaido. Hokkaido, non parla italiano lui. Poco parla, lui parla giapponese. Sì. Allora come si fa questo esperimento? Facciamo. Allora cosa avete qui? Una matita? Cosa si, sì, deve prendere? Ecco, e no, carta. Però bisogna girarsi, perché altrimenti la gente non vede. Ecco, sapete, in Giappone si fanno sempre i convenevoli, le cose, ok, va bene. Va. Ok, facciamo l'inchino. Va. Allora, cosa succede? Dunque, allora, lei con un pezzettino di carta, sì, vedete qua, lui riesce a spezzare la matita. Dice, stiamo a vedere se ci riesce, ok? Allora, mi raccomando, siete pronti? Vediamo un po'. Grande esperimento, grande esperimento, sì.
Ah, si deve togliere gli occhiali. Si è tolto anche le scarpe. Ho capito. Si è rotto la carta. No, un'altra volta. Un colpo di riscaldamento, ho capito, va bene. Cadere io. Oh, ce l'ha fatta! Bravissimo, complimenti, bravo il mio. Bravo, complimenti, grande esperimento, Antino. Meno male. Hai capito? Dovete scusare, ma in Giappone usano togliere le scarpe. Si fa sempre così, è un segno anche di amicizia. Bene. Allora, senta, Sumio, lei ha detto che questa volta si presenta per la fortuna. Sì. Va bene, sì. Perché l'altra volta non era andato bene. Cosa aveva giocato l'altra volta? La storia del teatro giapponese. Sì. Però aveva risposto a tutte le domande. Però stasera sceglie la fortuna. Adesso è molto impegnato a fare il cuoco, quindi non ha potuto prepararsi. Si mette da quella parte lì. Allora, lei sa come funziona. Sì. 1.000.000 ogni volta che mi batte. Io faccio 2 e 2, 4. Vediamo cosa fa lei. E lei fa 4 e 1, 5. Bene, 0 a 1. 6 e 2, 8. 6 e 6, 12. 0 a 2. Questa volta lo faccio io, è difficile battermi, deve fare perlomeno 12, eh. 6? Sì! Sì! 6. Ma non è possibile, 12! Ha fatto bene a giocare della fortuna. Questi qui non li ha preparati lui però, questi sono i nostri dadi, quindi non c'è trucco. 6 e 3, 9. 6 e 3, 9. Vediamo un po'. 6 e 4, 10, bravo. 0 a 3. Vanno bene le cose per 4, lei. 6 e 2, 8. Ok. 5 e 1, 6. Questa volta ho vinto io, ultimo lancio. E facciamo 6 e 5, 11. Questo è difficile da battere. 6 e 3, 9. Ok, allora lei vince 3 milioni, va bene? S'accomodi pure là. E ora, signori, attenzione, passiamo al terzo concorrente ripescato per questa puntata speciale della Redenzione, un terzo concorrente che viene da Monzambano in provincia di Mantova. Personaggio incredibile, veramente, è il gentiluomo contadino, un signore che vive in campagna in questa piccola fattoria e che fa il vino, ma non coi sistemi di oggi, col sistema degli antichi romani dell'antica Grecia, e fa un vino che è una cosa eccezionale. Veramente un personaggio interessante. Si chiama Mario Cattafesta. Venga, signor Cattafesta, venga. Ah, guardate un po', è come usano tutti i contadini il signor Cattafesta. Buonasera, signor Cattafesta, benvenuto tra noi. Il donzelletto viene dalla campagna per ritornare a Pentathlon col suo fascio dell'erba qui dell'olivo e un bazzolin di viole, onde siccome suole ornare gli si appresta il Cattafesta, non tanto la sua testa quanto la testa del Mike e la testa delle signore. Qui abbiamo dei mazzolini, guardate, di viole, mettiamolo qua sopra perché è un po' pesante. Mazzolini di viole del suo prato, del mio prato. Ma che belle, e ma poi, guarda un po', che buon profumo per le signore qua. Ci sono le uova pasquali. Le uova anche. Pasquali sode nell'ortica, rese sode nell'ortica. Ma sono verdi, come mai? Perché sono l'acqua all'ortica. Le ha bollite nell'acqua all'ortica. L'acqua all'ortica e quindi sono diventate verdi. E acquistano un sapore veramente speciale. Un sapore particolare? Ma guarda un po' che belle, guardate qui. È che una belle vecchia violette. Tradizione. Della sua zona? Sì, una vecchia tradizione. E poi qui che cosa ci ha portato? Ci ha portato l'olivo. Ovviamente. Ma lei ha delle piante di olivo nella sua campagna? Abbiamo una zona vicina al Garda, sì. Monzambano, in linea d'aria 4-5 km dal Garda, e noi abbiamo il mio piccolo campo, ho 4-5 olivi che ho potato per l'occasione. Sono stati benedetti questi? No, onestamente allora no. Allora li mettiamo da parte perché questa sera avremo anche la visita di frate Sebastiano, ve lo ricordate, il grande campione del periodo natalizio, verrà a darci la benedizione per la Pasqua e ci benedirà anche gli olivi. Senta, io vorrei adesso parlare un po' della sua materia, questa storia del vino. Il vino c'è anche presentato, ho portato del vino. Mi volete alla rosa? Portare questo tavolino perché mi pare che lei ci ha portato, non so se si può fare un primo piano. Ecco, il signor Cattafesta, vi dicevo,
coltiva il vino, ma lo prepara secondo le antiche usanze degli antichi romani e degli antichi greci. Ecco, questo contenitore che vedete qua riproduce esattamente come veniva servito nell'antichità. Esattamente come l'antichità. Questo è un cratere attico a colonnette, una vera opera d'arte, fatta da un notevole maestro che si chiama Sacchi e l'Andreoli, che ha copiato e l'hanno cotto al forno con un procedimento speciale ed è veramente, secondo me, e mettevano il vino così. Questi erano i boccali che usavano chi? Gli antichi romani o i greci? No, ma questi li abbiamo fatti gli etruschi, sono andato a rubarle con Pecar al museo di Cerveteri e adesso li porteremo dietro. E questo che cos'è? Questo è l'attingitoio o un ciato che si mette prendere il vino e versarlo nei boccali. Usavano così nell'antichità? Usavano ecco così. Però mi dica una cosa, nell'antichità mi pare che lei ci aveva raccontato usavano mischiare il vino con l'acqua. Usavano mischiare. Perché? Le ragioni secondo me sono due. Una è che il vino loro aveva una alta gradazione alcolica, per quello che ci risulta dai reperti che abbiamo trovato sotto acqua, lei pescatore subacqueo forse lo sa, anzi lo saprà senz'altro, si è stato analizzato chimicamente questo vino, è risultato di altissimo tenore alcolico, sui 16-18 gradi. In secondo luogo è che loro cominciavano alla fine del pranzo, cominciavano la commissazione, cominciavano il simposio e durava fino alle 4, alle 5 della mattina, e quindi continuando a bere e cercavano di temperare con l'acqua. Ho capito. Questa è il punto. Senta, dunque, i primi che hanno cominciato a fare il vino, a bere il vino nella storia del mondo, chi sono stati? Adamo ed Eva forse, no? Ma no. Dovrebbe essere stato Noè. Dovrebbe essere stata la storia sacra, e Noè che coltiva la vigna dopo il diluvio universale e quindi dovrebbe essere questo secondo le sacre scritture. Però secondo altre ricerche potrebbe essere stato in Mesopotamia, potrebbe essere stato in Egitto e così via. Quindi lui è stato il primo che ha cominciato a bere, a produrre il vino, praticamente Noè. Difatti dicevano sovente che Noè era sempre un po' alticcio. Tant'è che un po' la testa. No, ma veramente è stato una volta solo, è stato controvoglia. Ecco, sto vedendo qua un'immagine, me la potete ripetere per favore un istante? Ecco, questa che cos'è? Un'immagine che lei ha portato degli antichi egizi. Sì, questa è un pergolato fatto con una tecnica veramente avanzata, uguale a quella di oggi, perché gli egiziani sono stati pure un popolo molto molto progredito in fatto di vinicoltura. L'altra volta parlammo del Mareotide, il vino che fece impazzire Cleopatra, era un vino egiziano. E la tecnica del pergolato l'hanno inventata loro, sviluppata loro. Sono stati gli egizi che hanno cominciato a fare il pergolato. E poi l'abbiamo copiata, prima i greci, poi i romani, poi l'ha portata in Francia, che la Francia ha portato al massimo sviluppo le tecniche vitivinicole. Ecco, senta, la Francia, lei mi dice, ha portato al massimo le tecniche vinicole, però mi sembra che in questi ultimi anni è l'Italia che ha preso sopra. Certo. La maggior distribuzione mondiale ce l'ha ancora la Francia o l'abbiamo noi? No, penso che come quantità siamo ritornati al primo posto. Non dovrei dirlo io, perché sono modestissimo agricoltore, abito in una zona di vinicoltori, molto bravi, però ritengo che anche come qualità oggi siamo noi i migliori. Forse sì. Bene, senta, mi ha fatto piacere fare questa piccola lezione in fatto di vini, però... Lei voleva che sentisse il profumo di questo vino. E difatti se io lo respiro ancora un po' mi comincerà a girare la testa perché... Questo è Eurodite, fatto alla rosa. È un vino suo, sì, fatto col sistema antico. Col sistema apice, veramente questo è un cuoco romano che aveva il capriccio, aveva un capitale di miliardi autentici e si divertiva a fare delle ricette. Questa sua ricetta consiste nel mettere petali di rose richiusi in sacchetti di lino, di metterli nel mosto in fermentazione. E allora viene fuori vino che sa di rosa? Vogliamo fare un piccolo brindisi? Certo. Non è che le gira la testa. No, li ho già riempiti tutti e due. Ecco, allora le faccio tanti auguri per il suo ritorno e buona Pasqua. Grazie a te. Io devo ringraziarla per questo recupero. Proprio di rosa. Recupero... inatteso. Beva un sorso perché dobbiamo fare le nostre domande, dobbiamo andare avanti in cattafesta. Allora, lei risponde alla storia del vino antico.
la storia del vino antico con tutti i particolari. Credo che abbiamo preparato anche qualche fotografia che è stata tratta da questi volumi che parlano del vino antico, del sistema antico di fare il vino. La prima domanda vale 1 milione. E allora noi vorremmo sapere quale vino prodotto nell'agro Pontino è citato da Orazio nella celebre ode che inizia con il verso Nunc est bibendum. Il Jacobo. E questa era molto facile. Vediamo adesso una fotografia. Me la fate vedere, la guardi bene questa fotografia. Dunque, questo è un quadro di Cesare dell'Acqua. Raffigura l'imperatrice Livia che assiste alle feste vendemmiali. Livia sosteneva di aver raggiunto gli 86 anni grazie alle proprietà di un vino progenitore dell'attuale Prosecco. Quale era questo vino progenitore del Prosecco? Il Puccino, ho detto anche Piccino, perché? Perché era nero come la pece, Picis era il primo nome. Andiamo avanti, Ulisse e i suoi compagni si salvano dal gigante Polifemo accecandolo dopo averlo fatto ubriacare con un fortissimo vino della Tracia. Come si chiamava questo vino? Maroneo. Esatto, Maroneo. Per 4 milioni, quale vino che prende nome dal monte su cui cresceva è definito da Orazio oblivioso, cioè che fa dimenticare? Oblivioso massico, il massico. Esatto. Fotografia per l'ultima domanda da 5 milioni. Nel museo di Treviri, una città della Mosella, c'è questa raffigurazione di una barca per il trasporto del vino. Quale imperatore sviluppò la viticoltura nella regione della Mosella, trasformando in contadini i suoi legionari in congedo? Provo. La risposta esatta, Cattafesta fa l'amplen, complimenti. Allora, s'accomodi là e attenzione, perché siete tutti e tre bravi, tutti e tre potrebbero aspirare a vincere questa sera i premi che abbiamo messo in palio. Allora, amici ascoltatori, avremo senz'altro una bella trasmissione questa sera. Vi voglio preannunciare che fra i tanti ospiti questa sera avremo addirittura Patti Pravo e poi avremo un numero eccezionale, perché avremo in esclusiva qui, è arrivato proprio in questi giorni, il Circo di Mosca a Milano, e avremo un numero eccezionale, due acrobati che non esistono al mondo, che per la prima volta in televisione, per la prima volta per l'Italia, faranno questo esercizio molto difficile. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. Christian Stubbs, l'inglesino milanese, nato in Italia ma naturalmente di discendenza inglese, va bene, e che mi fa da vallettino e che ogni settimana arriva sempre più profumato. Ma sai che fai un profumo, fai girare la testa alle donne tu con questo profumo, lo sai? Tutte le ragazzine cadranno ai tuoi piedi, eh? Chissà quante belle fidanzatine che hai alla tua scuola, eh? Neanche una. Neanche una? E com'è possibile? Bello come sei, ti correranno tutte dietro, no? Non ho trovato neanche una. Non hai trovato? Ma ce ne sarà una che ti piace un pochettino di più, no? Ah, devo vedere. E come, non hai guardato ancora? A quest'ora qui, eh? Non ce n'è una in particolare che ti piace? Quella brunetta, coi capelli lunghi, non quella ti piace? Quella bionda. Ah, preferisci quella bionda, ho capito. Però è meglio non farglielo sapere, sai, ok? Allora, tu sai che cosa devi fare? Gli auguri di Pasqua dovevi fare. A chi li devi fare? A mia nonna, mio nonno e mia zia. La zia. E il papà e la mamma? Niente? Sì. Allora devi fare tanti auguri, no? Ah, ma loro sono qua, mentre invece il nonno e la nonna sono lontani. Allora, anche il papà, perché papà è a casa. Papà è a casa, ok. E alla mamma invece glieli faremo personalmente, ok. Bravo, tieni qua. Allora, tieni qua i nostri bonus che dovrai dare ai nostri concorrenti. Allora, signori ascoltatori, mi auguro che non abbiate aperto in ritardo il vostro televisore, come succede sovente, perché sono già successe molte cose interessanti nella nostra trasmissione, e vi voglio ricordare che questa è la trasmissione della redenzione. Abbiamo tre concorrenti che parteciparono già in passato alle nostre trasmissioni, ma furono eliminati nella prima serata, e siccome si tratta di personaggi molto interessanti, per la Santa Pasqua, giorno di redenzione, li abbiamo riammessi. Abbiamo Cattafesta a 5 milioni, Roncato a 5 milioni e il giapponesino Ebisuno a 3 milioni. Allora, abbiamo già impostato il titolo del nostro giornale immaginario, eccolo lì, come vedete c'è la prima lettera con un accento, mi pare la sua, hanno messo, se non sbaglio, e vediamo un po' che cosa possiamo regalare. Possiamo regalare tre vocali, che cosa sono? Tre lettere E, mi pare, no? Allora, abbiamo tre lettere E, eccole lì. Allora, possiamo cominciare subito. Cattafesta, per favore, vuol dare un buon giro di ruota, e questa sera abbiamo un nuovo regolamento. Dia il giro di ruota. Allora, col giro di ruota 100.000 lire. Attenzione, perché lei adesso mi può dire una lettera
e poi passiamo subito la mano ai Bisuno e poi a Roncato, dopodiché ricominciamo da capo e il gioco parte come abbiamo sempre fatto. Allora, mi dica una lettera. L come Livorno. L come Livorno, ne abbiamo 4 di L, quindi mettiamo 4 L. E Bisuno, vuol girare lei per favore la ruota? Così tutti e tre partite con qualche cosa nel vostro sacchetto. E abbiamo 300.000 lire per Ebisuno. Quale consonante vuole? R come Roma. R come Roma. Vedete che in questo caso lo pronuncia bene la lettera R, perché sa che vale 300.000 e mette da parte 600.000 lire. Allora attenzione, Roncato, di anche lei. Però per favore, ci vuole un po' di energia qui. Vogliamo girare? Adesso non esageriamo, eh? Ok, altrimenti siamo qui fino a domani ad aspettare che si fermi la ruota. 300.000, le è andata bene. Quale consonante vuole? P come Paola. P come Paola, ne ho una. E allora mettiamo 300.000 anche a Roncato, così tutti e tre avete qualcosa in mano. Allora, carta festa, parte adesso il nostro gioco con il regolamento di tutte le puntate precedenti. Allora, per favore Roncato, dia un bel giro di ruota, ok? Studiate il vostro rebus, guardate lassù per favore, non il vostro rebus, ma il titolo del giornale immaginario. Carta festa, quale consonante vuole? La consonante C come Como. C come Como, ne abbiamo due. Allora le do 200.000, la porto a 600.000 lire. Giriamo di nuovo la ruota, perché logicamente è troppo presto per dare la soluzione, io penso, a meno che lei se la senta. Comunque gira la ruota, cattafesta. La ruota si ferma dove? Sulle 100.000. Quale consonante vuole questa volta? La lettera N come Napoli. N come Napoli, ne ho una. Allora attenzione, eccolo lì. Le do 5 secondi di tempo, perché si comincia già a capire qualcosa. Sento il pubblico che mormora, per favore non suggerite. Qual è la soluzione? Non ce l'ha? Allora giri ancora la ruota per favore, tocca a lei, il gioco in mano sua. Forza, un bel colpo, forza, forza. Allora gira la ruota e questa volta si ferma sulle 500.000 lire. Quale consonante vuole, cattafesta? La consonante N come Napoli, scusi, è un errore, la T come Torino. T come Torino, purtroppo non ho la T come Torino, quindi il gioco passa a Ebisuno. Allora Ebisuno gira la ruota si ferma per Ebisuno sulle 300.000, no, sul passamano, mi spiace per lei. Allora tocca a Roncato, che è un ragazzo molto in gamba e che, per favore Roncato, mi deve dare un giro più veloce, più, perché così non è girare la ruota, dai, forza. Lo so che ognuno vuole vincere, mirano per fare una certa cifra. La ruota deve girare, 200.000 lire. Quale consonante vuole? M come Milano. M come Milano, sono, ne ho una. Le do 200.000, andiamo a 500.000 lire. 5 secondi di tempo, provate a indovinare anche voi che siete a casa. Qual è la soluzione? È in arrivo la colomba della pace. Ed è arrivata la colomba della pace. È arrivata con il premio per Roncato. Complimenti Roncato, vieni qua, Roncato vince 5 milioni, la colomba della pace gli ha portato un bel uovo pasquale e dentro ha trovato un assegno di 5 milioni per il nostro gioco della ruota. Allora, Cattafesta aveva già incamerato 700.000 lire, quindi va a 5 milioni e 7, e Bisuno 600.000 va a 3 milioni e 6, e Roncato con questi 5 milioni va a 10 milioni e 500.000 lire.